abbiamo trovato un altro in rete che è molto carino. Immagino che abbiamo cominciato noi ad appuntare matite sin da quando eravamo piccolini, no? Già dall'asilo si cominciano ad appuntare le matite. Beh, c'è David Rees che ha deciso di fare di quest'arte una professione. Lui appunta le matite e il servizio per appunto per appuntare le matite che gli vengono spedite direttamente a casa è di $15, escluse le spese di spedizione. Insomma, anche questa mi sembra abbastanza carina. Non, la particolarità però è che le matite appuntate da David Rees sono delle matite certificate, quindi quando si arriva a casa una matita appuntata da lui è sicuramente fatta con amore, con cura, e tra l'altro lui specifica che puoi anche lanciarla contro un muro e una punta non si spezza, quindi ti dura parecchio tempo, per cui io dico insomma anche questa vale la pena di approfondirla. Lo annoveriamo tra l'artigianato questo, certo. Questo mestiere. Pensaci. E poi ce n'è un altro invece, si chiama Eliel Santos, che per caso ha scoperto di avere la capacità di recuperare degli oggetti che cadono nelle grate che ci sono sui marciapiedi. Lui in realtà, come ti dicevo, l'ha scoperto per caso perché ha incontrato un signore che aveva perso le chiavi della macchina e non riusciva appunto più a recuperare la sua autovettura, e questo signore si è mostrato molto disponibile, è andato in ferramenta, ha acquistato tutta l'attrezzatura, gli ha recuperato le chiavi e il signore in questione gli ha regalato $50. Da quel momento lui ha deciso che quella poteva diventare la sua professione e ha individuato anche dei giorni particolari in cui la pesca è particolarmente ricca, e insomma anche questa non è male come idea. Che dici, Laura? Mi piacciono questi mestieri, anch'io me li appunto e poi dopo magari voglio approfondire queste tematiche perché sono anche molto divertenti alla fine. E poi ce ne sono delle altre, ma non ve le diciamo tutte adesso, altrimenti non vale, no? Esatto, ti ritroveremo sicuramente anche domani a Matera, Angela. Grazie ancora.